a Gennaro Lautiero con forza a portare avanti questa legge, perché è una legge che deve tutelare a tutti i lavoratori, è una legge che ha bisogno dei lavoratori, per cui deve essere una legge, non deve essere approvata, come si parla in continuazione. E poi soprattutto, miei cittadini, la mia candidatura a sindaco non è stata né di ambizione di poltrone e né ambizione di che cosa. Questo sto entrando un po' fuori tema, ma semplicemente è un'azione che dovevo portare in consiglio per un servizio per voi, perché portare un po' in politica la passione, come si faceva negli anni 70 e 80, riportare ancora una cosa, perché una cosa che si fa con passione si fa con amore, e quindi riportare ancora in politica e attuare un servizio per voi cittadini, perché io non sarò il soggetto che andrà a sedarmi sulla poltrona perché ho ambizioni di poltrona, ma semplicemente di essere uno come voi, di stare vicino a voi, e quando busserete alla porta tutto quello che si può fare a livello di vostri diritti deve essere fatto, e bisogna riuscire a fare sempre una lotta per i propri diritti. Il nostro obiettivo, diciamo, è questo su basilare, per cui io non voglio addentrarmi su progetti che avranno i loro tempi, semplicemente vi ho detto la mia nota stonata, che poi una nota stonata non è, è semplicemente una delle prime cose da fare, riuscire a mantenere l'occupazione che abbiamo, perché quell'altro poco di occupazione che abbiamo, riuscire ad andare via, diciamo che di Casore diventerà ancora un serbatoio solo dormitorio, come è stato negli anni passati, e oggi dobbiamo fare in modo che la città deve vivere, deve convivere e deve vivere, deve essere per dei cittadini. Vi ringrazio per il mio intervento e auguro a tutta la cittadinanza di aprire gli occhi nel vostro voto e di riuscire a vedere la città e soprattutto di dare una svolta nuova al nostro comune, perché io sono di Casoria, casoriano DOT, di origine territoriale, no DOC, di origine controllata, ma di origine territoriale, e quindi le nostre vicissitudini di Casoria negli ultimi 30-40 anni li conosco abbastanza bene, e quindi vi ringrazio per il vostro supporto che avete dato a questa piazza, e soprattutto ringrazio di nuovo a Gennaro Lautini che ci ha dato questa possibilità di confrontarsi in piazza su un tema molto importante, occupazione e sviluppo, per cui sono due cose che cammineranno sicuro a braccetto, per cui se non c'è sviluppo, occupazione non riuscirà mai ad emergere. Grazie e vi lascio a un buon voto a tutti. Ringraziamo Andrea Caputo.